Grazie Presidente, grazie colleghi. Io non voglio ripetere né approfondire i temi inerenti all'importanza dell'agricoltura nel nostro Paese e al ruolo determinante per quanto riguarda l'economia e anche la gestione del territorio, perché l'agricoltura si svolge, viene attivata, viene praticata sul territorio del nostro Paese, la parte più importante, la parte più estesa del territorio italiano. Però vorrei riprendere alcuni temi, perché ho sentito poc'anzi mettere in rilievo il ruolo dell'olivicoltura e il peso elevato della produzione dell'olio nel nostro Paese. Però nessuno ha detto fino adesso, poi entrerò anche nel merito del decreto, nessuno ha detto fino ad oggi che il settore dell'agricoltura ha tra i primi creatori di problemi a questo settore un'Europa che ha inteso dare risposta all'olivicoltura con l'importazione di olio tunisino. Questa non è la risposta che deve essere data ai nostri olivicoltori e in generale. Cito soltanto l'olio per non andare troppo fuori tema, perché il decreto non tratta di questo, però potrei citare tanti altri prodotti del nostro Paese che devono essere incentivati e che invece sono in crisi proprio a causa di scelte europee sbagliate, che speriamo il prima possibile possano essere ricondotte a delle scelte più opportune e che tengano in maggiore considerazione la nostra realtà. Il decreto dà risposte importanti a emergenze nel nostro Paese. Dobbiamo, credo tutti, e ringrazio anche una parte dell'opposizione che ha fatto presente questo dato, dobbiamo tutti dare atto al Governo di aver affrontato questi temi in modo serio e anche in modo concreto, con delle risposte che a presto si trasformeranno in risultati positivi. Io però volevo affrontare, non soltanto perché vengo dalla Liguria e perché vengo proprio da quell'area geografica ove è ubicato ancora oggi l'ex stabilimento Stoppani, ma è noto che l'articolo 12 di questo decreto affronta il tema e le problematiche della bonifica dell'area della Stoppani, probabilmente poco conosciuta ai più, ma molto conosciuta e con un grande impatto per quanto riguarda quella realtà geografica, quella parte di Riviera Ligure che è a ridosso della città di Genova, inclusa fra il comune di Arenzano e il comune di Varazze. La Stoppani è stata un'azienda chimica milanese con uno stabilimento proprio ubicato a Cogoleto in provincia di Genova, che produceva composti di cromo principalmente esavalente, cromati e bicromati di sodio e potassio, acido cromico e solfato di sodio. Questa azienda fu fondata nei primi anni del Novecento. Durante i tantissimi anni di produzione di attività a Cogoleto, a causa dei suoi rifiuti pericolosi e tossici, sono stati accertati gravi situazioni di inquinamento di aria, suolo, sottosuolo e sabbie delle spiagge. L'azienda è ubicata direttamente a ridosso del mare, in un fondovalle dove c'è anche un corso d'acqua, un torrente che sbuca proprio nel mare antistante. Questi problemi si estendevano a Ponente, sino a Varazze, nonché nei sedimenti e nella catena alimentare, a iniziare da pesci, molluschi e crostacei, dovuto proprio alla presenza di cromo esavalente e zinco nella discarica, altresì che è messa da un'altra parte, la cosiddetta discarica chiamata di Molinetto. Lo stabilimento ha cessato questa attività produttiva nel 2003 e dopo la chiusura della fabbrica la Stoppani ha cambiato nome e si è trasformata in Immobiliare Valle Lerone. Come dicevo, l'articolo 12 del decreto disciplina una serie di misure volte al completamento degli interventi urgenti necessari a favore dello stabilimento Stoppani, sito a Cogoleto, previsti peraltro dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2006 e individuato quale sito di interesse nazionale per le procedure di bonifica ambientale.
con questo decreto vengono intraprese iniziative, vengono date delle disposizioni importanti per proseguire quell'opera che viene prima della bonifica vera e propria, che è quella di essere della messa in sicurezza. Oggi non è ultimata. Durante l'esame alla Camera sono state introdotte diverse modifiche inerenti anche alla gestione della discarica di Molinetto, ivi incluso anche il personale che si occupa di queste cose, ed è stata aggiunta una spesa straordinaria di 5 milioni per andare nella direzione della bonifica. Il soggetto principale che sarà attuatore di questo percorso è il prefetto, che dovrà collaborare con il Ministero dell'Ambiente, che ringrazio per l'interesse, anche se leggermente tardivo rispetto alla scadenza del 31 dicembre scorso, rispetto a questo tipo di problema, e in modo particolare rispetto a questa realtà che ha un peso enorme, che da più anni, da alcuni decenni, è oggetto di attività, a iniziare anche da quella della Regione Liguria. I termini che vengono proposti per la bonifica, e cioè il 31/12/2021, dobbiamo riconoscere che sono termini molto molto ambiziosi, perché è un'opera molto molto grande che richiede uno sforzo non da poco, e quindi speriamo che si possa arrivare al 2021 per raggiungere gli obiettivi finali, anche se prima di arrivare alla bonifica vera e propria è necessario concludere il percorso di messa in sicurezza. Lo dico perché la città di Cogoleto, il comune di Cogoleto, è cambiato tantissimo da quando è stata dismessa questo tipo di attività. Oggi può essere tranquillamente classificata, e lo dico per chi non lo conosce, come una importante realtà anche di carattere turistico della Riviera Ligure di Ponente, ma l'ultimazione di questo, arrivare in fondo a questo tipo di percorso, sicuramente può e dà un importante contributo per raggiungere e dare la dovuta dignità a Cogoleto, così come agli altri comuni della zona. Però io vorrei anche, rispetto a il decreto che stiamo discutendo, citare un altro tema, vado via veloce Presidente e cerco di rispettare perfettamente i tempi, che ahimè è soltanto affrontato con un ordine del giorno, non è affrontato nel merito del decreto, due ordini del giorno, uno del relatore Vallardi, che ringrazio per essersi fatto interprete di questo tipo di problema, perché l'agricoltura ha un'emergenza in questo Paese. Lo dico al Governo, in modo particolare al Sottosegretario, che sicuramente è stato sollecitato più volte in questa direzione, perché in tantissimi momenti di incontro che ci sono stati, non soltanto le associazioni professionali agricole, ma anche tutta quella microagricoltura, che io voglio ricordare, che sicuramente non è direttamente collegata a un indotto economico forte, ma che esiste nel nostro Paese, quella microagricoltura di passione o di tempo libero, che interessa alcuni milioni di cittadini del nostro Paese, sono assoggettati ad un impatto, quello della fauna selvatica, autoctona o alloctona che sia, che non soltanto dà dei danni, ma in alcuni casi addirittura impedisce lo svolgimento di storiche forme agricole naturali, quelle più naturali e quelle più lineari. Questo problema è praticamente spalmato sull'intero Paese. È sufficiente andarlo a visitare, a incontrare queste persone, e tra i primi problemi che ti dicono, che ti mettono sul tavolo, c'è proprio l'impatto con la fauna selvatica. E qui giova a ricordare un problema, io ho anche presentato un disegno di legge in merito, che la regolamentazione della gestione della fauna selvatica nel nostro Paese risale a una legge del 1992, quando la fauna selvatica era di natura diversa. Quando la fauna selvatica, certe forme di fauna selvatica di impatto sul mondo agricolo non erano presenti, e che deve comunque essere rivista. Lo dico a tutti, lo dico in modo particolare anche ai colleghi dei 5 Stelle, che ripetutamente hanno dato segnali contrari rispetto alla risoluzione di questo tipo di problema. Cito l'ultimo perché ha creato un po' di arrabbiature anche all'interno del mondo agricolo, perché le risposte per la gestione della fauna selvatica che reca danni non possono passare attraverso l'inasprimento delle sanzioni penali per chi abbatte una nutria piuttosto che uno storno. La risoluzione è di un'altra natura, non può passare attraverso
sanzioni penali per chi fa uso di esche per combattere i topi, ad esempio. Sono cose che ho letto recentemente, qualche giorno fa, Presidente, concludo, in una proposta di legge che va nella direzione opposta rispetto al problema, che mi auguro il più presto possibile venga affrontato con una importante modifica della legge nazionale 157-92 che vada in questa direzione, come peraltro è anche auspicato dall'ordine del giorno presentato dal nostro relatore Vallardi. Grazie, senatore.